Merlino e la confessione che mette tutti K. Oh, dopo anni finalmente la verità, i dettagli e le curiosità della vicenda. Una delle conduttrici e giornaliste del momento che hanno saputo insediarsi bene in una trasmissione che per anni è stata affidata ad un'altra donna è proprio lei, Mirta Merlino. Oggi è una delle giornaliste e conduttrice di Pomeriggio 5, anche se in passato ha fatto conoscere il suo talento in altre trasmissioni dedicate alla politica e all'attualità. Dopo mesi di silenzio, la donna ha fatto una confessione che ha spiazzato moltissimi fan del suo operato. Andiamo a vedere cosa ha realmente detto. Insediarsi nel mondo dello spettacolo e dell'arte non è mai stata una cosa semplicissima, ma Mirta Merlino per le sue competenze ha saputo farcela, facendo sì che il pubblico si abituasse al nuovo ruolo nella trasmissione che per anni è stata condotta dalla bravissima e simpaticissima Barbara D'Urso. Parliamo di Pomeriggio 5. La trasmissione ha avuto un forte impatto strategico e di cambiamento, voluto fortemente dall'amministratore delegato dell'azienda Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Infatti, quest'ultimo ha voluto eliminare il trash puntando sulla qualità delle notizie, sulla politica, la cronaca, l'attualità e un pizzico di intrattenimento, sempre gradito dagli spettatori. Mirta Merlino dopo mesi lo rivela senza se e senza ma. Ecco cosa ha detto la giornalista. Prendere il posto di una nota conduttrice come Barbara D'Urso che, per circa 20 anni, è stata il capo di un format televisivo che ha raggiunto diversi consensi, puntando sempre sull'intrattenimento e sul fornire notizie di gossip al proprio pubblico è davvero molto complicato e una donna come Mirta Merlino lo sa molto bene. In una intervista rilasciata dalla stessa Merlino alla stampa, si è voluta parlare di quello che hanno fatto spesso giornalisti e pubblico paragonando il suo lavoro a quello della collega Barbara D'Urso, considerando questo tipo di comportamento di poco senso. Infatti, nel dettaglio la donna ha ammesso, la maggior parte delle critiche erano pregiudiziali. Mi davano della snob, sostenendo che non ero un volto abbastanza popolare. Lo stesso paragone con Barbara D'Urso ha poco senso. Siamo molto diverse e aver chiamato me era espressione di un cambiamento editoriale. Sempre nell'intervista rilasciata alla stampa, la Merlino ha dichiarato di essersi sentita molto triste per quello che ha dovuto subire rivelando, mi hanno massacrato, scrivendo di tutto. Mi sono sentita sotto assedio. A un certo punto però mi sono detta, non ti curar di loro, guarda e passa. E sono andata avanti,